Non è sparito. La ceramica, se io devo fare un, vabbè, si decora, si può decorare sia a mano libera. Se voglio fare delle cose un po' più particolari, faccio un disegno, poi ci metto sopra questa foglia da spolvero, ricopio il disegno, faccio tutti i forellini con ago e lo trasferisco. Se si devono fare tanti oggetti uguali, insomma, questo è quello che faccio io, poi dopo. Allora, trasferisco il disegno sulla mattonella con la tecnica dello spolvero. Così facendo passa sotto il disegno. Questo è un cotone. Cotone dentro c'è il carbone. Eccolo qua. È il trasferimento del disegno su una mattonella. E da qui si comincia a disegnare facendo dei piccoli. Vi devo far vedere come si comincia qui. Senti, i colori della ceramica sono colori ossidi, che si possono mescolare fra loro. No, meglio non mescolarli, però si possono anche mescolare. Ma sono acrici? No, sono ossidi. Ossidi. Io faccio prima un contornino giallo chiaro. La base è polverosa così, mi assorbe parecchio il colore. Cioè prima faccio una base, poi sopra ci passo con... Io questo lo voglio fare bianco e blu, ci ripasso il blu sopra questo giallo. In modo che il colore lo smalto di sotto non me l'ha assorbito tutto, rimane più in superficie, altrimenti mi mangia subito tutto il colore, non viene bene l'oggetto, non so spiegarti. Allora, io inizio così. Allora, poi questo è il blu, questo è blu Severus, che in natura c'ha questo colore viola. Dopo in cottura diventa blu. Quindi nella ceramica ci sono due o tre colori che in natura sono di un modo, dopo cotti cambiano colore. Quando fai una pittura in ceramica, prima fai una base di un colore tenue, poi ci ritorni sopra diverse volte per dare le profondità, le sfumature strada facendo mentre il quadretto, diciamo, è ben definito, perché non è come altre pitture, non è come altri colori. Questo va fatto proprio gradualmente a strati sovrapposti, cotti ogni volta? No. Tutti strati sovrapposti di colore sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 strati per dare le profondità. Questo è il vaso che è smaltato. Questo è un vaso, si chiama Albarello. Vaso, la forma del vaso si chiama la farmacia. Sì. Questo lo smalto quando ci vengono questi piccoli, diciamo, quando smalti che rimangono questi smalti spessore, si toglie con un, questo è un bisturino, si toglie quello in più, perché altrimenti se il colore va qui sopra, qui lo smalto è più spesso, in cottura cola il colore e viene il disegno colato. Se io voglio fare questo vaso a con il vario, quella decorazione là, devo fare tutta una sezionatura, cioè con la decorazione. Ora, in questo modo si faccio una sezionatura trasversale. Allora centro il vaso, per centrare il vaso faccio delle linee con la matita, con la mano appoggiata così, in modo che deve tornare preciso il segno. Così facendo so che il vaso è centrato, ecco, e questo è centrato. E dopo comincio. Qui comincio sempre con il blu. I pennelli in ceramica hanno il serbatoio così, perché quando fai i filetti, si chiamano questi qui, il colore deve essere qui, in modo che ti arriva fino tutto in fondo alla riga che fai, altrimenti ti si ferma, si vedono le aggiuntature della strada facendo. Hai scelto il colore sempre quello che poi diventerà blu? Blu scuro, sì. È un classico colore. Quali sono i colori classici? Di Deruta? I colori quindi sono arancio, blu, verde ramina, rosso carminio. Ma uno che fa la ceramica, da che tradizione trae ispirazione?
Beh, in Italia penso che Faenza, Deruta, Montelupo Fiorentino, c'è la ceramica in Abruzzo, ci sono tanti punti ceramici in Italia, no? Ma penso che noi qui, cioè noi qui al Trasimeno, penso sarà meglio ispirarci a Deruta. Se io voglio fare per fare una sezionatura del vaso per farci dei disegni, aspetta. E qui dopo continuo, si continua. Le sfumature, si può fare qui un sempre con la matita prima disegno un po'. E prima per di farlo più preciso. Lo devi disegnare tutto. Prima lo devo, lo devo dipingere, poi si passa la cristallina, che è uno smalto trasparente, mm-hmm. E poi che aiuta la fusione dei colori durante la cottura, e poi si inforna a 930-940 gradi. E viene fuori tutto lucido come quello che vedete dietro. Non è semplice. Senti, sono questo idea. Diventa sono... blu. Questo? Diventa blu. Questo diventa verde, eh? Questo diventa verde. Allora, il ramina, ossido di rame, se lo do più forte viene più verde, se lo do chiaro viene verde chiaro. Però non devo superare una tot dose, altrimenti viene quasi nero. Qui arancio. Quello è bianco, poi diventa opaco e poi diventa lucido.